Il presidente della Repubblica Napolitano ha oggi sottoscritto l'atto di dimissioni dalla carica di capo dello Stato, alla quale è stato eletto per la seconda volta il 20 aprile 2013 dal Parlamento in seduta comune, alla presenza del segretario generale del Quirinale, che ha provveduto a darne comunicazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, e al presidente del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di rispettiva competenza. Il Presidente della Repubblica si è quindi recato nel cortile d'onore dove ha ricevuto gli onori militari da un reparto di formazione interforze e gli è stato consegnato copia dello stendardo presidenziale dal comandante del reggimento corazzieri alla presenza del consigliere militare. Successivamente il Presidente e la signora Napolitano, dopo aver preso congedo dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, dai consiglieri e dai più stretti collaboratori, hanno lasciato in auto il Palazzo del Quirinale,